Buongiorno, sono Silvia Pondrelli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia della sezione di Bologna. Oggi faremo un esperimento per mostrarvi come si formano le montagne. Buongiorno, sono Barbara Rolli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sezione di Bologna. E per farvi vedere come si formano le montagne abbiamo bisogno di una vasca plexiglass nella quale verseremo dei diversi tipi di farine e caffè e con i quali simuleremo i vari strati che ci sono all'interno della Terra. Abbiamo riempito la nostra vasca con le varie farine, simulando la stratificazione delle rocce e adesso con lo stantuffo che spingeremo, simuleremo invece la formazione delle montagne, la spinta tettonica che è in grado di formare le montagne. Parte in cui abbiamo spinto lo stantuffo abbiamo ottenuto un ispessimento dei materiali dentro la vasca e in particolare si vede bene una piega e oltre ad essa nel verso della spinta si è generata una frattura, una faglia che ha attraversato l'intera parte frontale della piega e si vede che taglia bene qui gli strati. Dell'esperimento, quindi applicando ulteriormente sforzo in questa direzione, si è ulteriormente accentuato l'ispessimento, quasi raddoppiando lo spessore originale degli strati e la deformazione che prima interessava solo questa parte più vicina allo stantuffo, al punto di applicazione dello sforzo, ora si è propagata in tutta la parte successiva, quasi in tutta la parte del nostro esperimento, della nostra scatola. Il processo che abbiamo attuato durante l'esperimento simula sostanzialmente quello che avviene nella formazione delle montagne nel momento in cui lo stress che noi qui abbiamo applicato sullo stantuffo sostanzialmente si produce nella collisione fra placche tettoniche. Le fratture che si tagliano i nostri strati e che si sono evolute dopo le pieghe e nell'insieme della deformazione sono sostanzialmente il luogo in cui nella realtà si generano i terremoti. Anche lo strato superficiale, come vedete, sembra proprio una montagna vista dall'alto con tutte le sue pieghe e tutta la sua discesa appunto dall'alto verso il basso. Guardiamola anche dall'altro lato, dove gli stessi strati, anche qui si sono deformati, è rimasta molto ben visibile la piega di partenza, ma anche quelle successive e tutte le fratture che tagliano queste strutture che si sono generate nella compressione. Da notare che siamo partiti con degli strati tutti uguali e da questo lato le strutture sono leggermente diverse che dall'altro lato, come in natura potreste notare facilmente.